No. Io so già la risposta. No, anzi, ti do una volta. Sei stato tu a portare via un rigore a uno. Due per tirare un rigore. L'hai tirato eravamo tutti e due Riccardo, l'allenatore ha detto Riccardo. E tu sei andato. Io l'avevo già calciato uno, ed era l'altro Riccardo. Io. Però l'ho calciato io. Ecco, l'hai segnato? L'ho segnato, ma... io l'ho fatto perché credevo l'altro potesse sbagliarlo. Esatto, l'ho fatto non per egoismo. No, ma sempre no, sacrificio di gruppo. Altruismo. Cioè, è altruismo. Per evitare a lui una brutta figura. È hai così. Corso il rischio di farla tu. A volte tu. Giorgio mi capisci. Mamma mia, ragazzi. È un trionfo. Se non fosse nato calciatore avrebbe dovuto fare il politico, perché riesce a rigirare le frittate. O il tifoso della Juventus. Fenomenale. Qui c'è Angelo, basta. O il tifoso della Juventus. Vittorio, la storia di Jovetic, magari la vedi? Magari O non ti... Jovetic non è che mi crea, non è, non... proprio stasera no. Dormo tranquillo, voglio dire. Però mi sembra che spesso in campo bisogna anche sapersi... Che tu apprezzi il gesto di Jovetic. No, non lo so io se forse il gesto... può essere stato un segno di debolezza. Non è stato, mi pare, un gesto umanitario, mi è sembrato... Nel senso, apprezzi il gesto di Jovetic che non ha... contestato la volontà del suo giocatore, ma se non lo contesta però poi dopo si lamenta, sbaglia. Io dico che bisogna spesso sapersi anche un po' imporre in campo, e come diceva giustamente Riccardo Pecchi, conoscendo tanti attaccanti che abbiamo visto in questi anni, molti sta palla se la mettevano sotto l'ascella, dice poi magari non vinci mai, voglio dire, vinci le partite, no, vinci le partite ma non vinci mai un trofeo, non vinci mai una forca. Ma però non è che Zeman ha allenato la Juve, che non credo gli verrà mai data. Ha allenato Roma e Lazio, mi pare sia arrivato secondo. Però dobbiamo anche dire che stasera il Milan ha subito 3 gol su 3 azioni, cioè non è che la Roma ha sbagliato l'impossibile, ha fatto 3 azioni belle e ha fatto 3 gol. No, voi non l'avete mai vista, tranne l'azione di El Shaarawy, voi non l'avete mai vista stasera? Sì, no, sto dicendo che ha fatto quelle 3 azioni, ha fatto quei 3 gol. Finito il primo tempo. Ma così, Pino, scusami, così sviamo un po' le indagini di un qualcosa, di un Milan. Non voglio sminuire voglio dire. Non voglio sminuire, voglio dire. Bella Roma, ma brutto Milan. Esatto, notte fonda. Tanto. È quello che volevo fare. Adesso noi andiamo in pubblicità. C'è un Galliani che ha un muso lungo, è peggio della Befana. Penso che il Cavaliere non gli dirà bravo. Sei alla partita. Pensate che vigilia di Natale. Non è che è sotto 3 gol a Roma. Ha preso nel sorteggio il Barcellona. Si può fare un suicidio di massa. Secondo me sulla questione del Barcellona ci escano bene tutti, perché non c'è niente da perdere. Vabbè, ho capito, ma poteva essere. Non c'è niente da perdere, però esci. Quanto perdere. Esatto. No, ci leviamo il pensiero della Coppa, perché non siamo una squadra competitiva da giocare in Champions. Lo scorso anno, per via del Barcellona, abbiamo perso il campionato. Quindi io penso che il Barcellona sta bene a tutti, perché come vada sarà un successo, perché se hai la fortuna di far come il Chelsea che ragazzi, vinci siamo ridotti al respice fine, se siamo ridotti ad analizzare una partita in questo modo è così. Viva il calcio italiano, perché con il Barcellona non ti fa onore questa, no, ma è così. Io cerco di fare un'analisi tranquilla, è così col Barcellona, come? Cosa puoi pretendere? Lo diceva anche l'Inter, poi è passata io spero sempre, anche oggi, anche stasera perdo 3-0 fino al 90esimo, ma io spero di arrivare a 3-3. Ora in pubblicità ti dico cosa succede a chi vive sperando. Intanto ma te lo dico Natale, in pubblicità. Un Natale non buono anche per Mourinho. Quello dell'organizzazione, della costruzione, della preparazione. L'impressione che io ho sempre avuto di Zeman è che ci fosse una sorta di improvvisazione quotidiana, e lo dimostra anche la sua assoluta, anche perché lui non è che sia uno che dal punto di vista dialettico sia un fenomeno, ma comunque il problema di preparare le partite e di leggere gli avversari. Ci sono degli staff in questo momento di giovani allenatori che stanno al videotape 8-10 ore al giorno a visionare gli avversari, a controllare difetti, errori, pregi. Insomma, non è detto che questo sia il percorso giusto,
ma sono d'accordo con Riccardo Pecchi che il calcio deve guardare avanti, perché se dobbiamo guardare ancora indietro, visto come siamo messi anche a livello internazionale, allora caro Giorgio bisogna andare con un cappuccio in testa e parlare d'altro. Avvocato Giotti, di Roma si è parlato anche in occasione di Coppa Italia, Roma-Atalanta, ma non in chiave Roma, ma in chiave Atalanta, perché Stendardo, forse in ritardo, forse no, non ho ancora capito perché, l'esame, è stato messo fuori rosa per andare a fare, a sostenere l'esame, cioè per diventare quasi collega suo, di avvocatura. Contrattualmente parlando, dal punto di vista calcistico, chi è in difetto per quella presa di posizione? Stendardo o l'Atalanta? Stendardo, perché... Ah. Oh, Vittorio, avevamo vinto! L'accordo collettivo prevede che la società deve coadiuvare, incentivare e promuovere la cultura dei calciatori per chi anche vuole terminare gli studi, però compatibilmente con l'attività sportiva, perché insomma, i calciatori sono lavoratori dipendenti e il lavoro principale è quello di fare calciatore, quindi saltare una partita per un esame non è naturalmente compatibile con l'attività sportiva. Quindi poi si può far tutto con i permessi dati alla società, ma ci vuole permesso della società. Visto, Vittorio? Sì, è un discorso però al contrario di tutti quelli che sostenevano che l'Atalanta è brutta e cattiva. No, va bene, ma non è un problema di brutta e cattiva.